Venerdì 6 giugno 2014 a Pisa, nel cuore del centro storico di Pisa, a pochi passi dalla torre pendente, di fronte alla tomba di Nerone, nello studio dentistico Dental Art del dottor Pierpaolo Fioretti, si è inaugurata da pochi minuti la mostra personale di Hector ed Hector dal titolo Viceversa. L'artista, lo vedete inquadrato accanto a me, non ha bisogno di ulteriori presentazioni perché da tanti anni seguiamo la sua arte. Recentemente ha dato vita a un nuovo ciclo del quale per ora noi non abbiamo proposto ancora le immagini delle opere ai nostri telespettatori. Lo facciamo stasera per la prima volta, anche se c'è un antefatto, c'è una mostra che si è tenuta sempre qui a Pisa, la prima del ciclo, con il quale Ettore si confronta con i materiali di recupero, nella precedente mostra con le cassette della frutta dismesse ed oggi con le buste che contengono il pane, quelle da fornai. Sentiamo da Ettore come è nata questa voglia di rimettersi in discussione dopo le mostre che ha tenuto a Firenze, che hanno avuto grande successo. Ne ricordiamo una all'Archivio di Stato, un ciclo di fondi oro, di anche quella di materiali di riciclo, però molto più nobili di quelli con i quali ti stai confrontando ora. Vi ricordiamo che quella mostra fu presentata al pubblico dal professor Giovanni Faccenda. Sì, esattamente. Sì, diciamo che, come avevo detto appunto quando ci siamo visti l'ultima volta, c'è sempre questo continuo mio lavoro che è un'evoluzione del linguaggio, cioè cerco di studiare il linguaggio e attraverso il linguaggio poi creo, invento nuove raffigurazioni, nuove idee. E in questo excursus, diciamo, ho cominciato a lavorare sui materiali di recupero perché mi interessava dare nuova vita ad oggetti che normalmente vengono abbandonati. Quindi c'è un po' un concetto di decontestualizzare gli oggetti, cioè dare da una semplice busta di pane che è usata normalmente, appunto come dicevi te prima, per avvolgere il pane, e dargli invece una nuova vita artistica che sarà poi ai posteri. E con le cassette della frusta idem, sono cassette di pioppo che vengono abbandonate dopo l'uso che se ne fa nel mercato, quindi a me, passando così per la strada, mi attiravano. I contenuti cambiano, perché i contenuti cambiano. Delle cassette della frutta erano totalmente diversi dai contenuti delle buste da pane. Sì, infatti, perché diciamo che il concetto elementare è che io sono un po' come tutti gli altri artisti che mi hanno preceduto, ossessionato dallo spazio. Spazio in quanto forma, quindi in quanto geometria, quindi in quanto tridimensionalità. Quindi lo spazio, diciamo che anche in quanto superficie, perché ovviamente lo spazio è l'unico elemento con cui ogni artista si raffigura, perché deve cercare di lavorare con lo spazio e con le superfici. E quindi questa ossessione, ovviamente, io cerco sempre di cambiarla, di trasformarla, cercando sempre nuovi elementi anche espressivi, che però hanno sempre un filo conduttore, c'è sempre un filo conduttore che è quello narrativo. Cioè a me piace... Il filo conduttore è rappresentato dalla figura femminile. Appunto, a me piace raccontare storie. E in effetti, anche perché ho un passato letterario, amo la letteratura come te sai, ho anche una casa editrice, quindi il fatto, l'elemento narrativo di questo aspetto delle donne è sempre quello dicotomico, perché in quanto genesi la donna rappresenta la nostra esistenza, cioè la nostra nascita, però nello stesso tempo, come si può vedere nella mostra, sono raffigurate modelle e attrici, che sono praticamente elementi femminili che poi vengono sfruttate dai mass media, vengono sfruttate dall'industria per produrre denaro. E l'altro aspetto importante di questa mostra è che è ospitata in uno spazio atipico, uno studio medico per la prima volta, che a me piace molto perché mi piace portare l'arte fuori dalle gallerie per avvicinare il pubblico a nuove esperienze. E l'altro aspetto importante è che la mia arte, quando posso, quando mi danno la possibilità, cerco sempre di coinvolgere società non profit, benefit, cercando anche di in questo caso tu hai stabilito un contatto con la LILT, sì, cioè la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Oggi c'erano presenti il presidente della LILT, l'abbiamo raggiunto, linea alla regia per il suo intervento in occasione del vernissage. Grazie, noi ringraziamo ovviamente tantissimo l'artista
che ha voluto donare alla Lilt tre delle sue opere. E questo è un bellissimo gesto che speriamo che venga ripetuto da altri artisti. E vogliamo ringraziare anche il dottor Fioretti, che ha accolto sia la Lilt, come ha già fatto in passato quando ci ha messo a disposizione i suoi ambulatori, sia in questo momento ha accolto quindi la Lilt e le opere dell'artista che sono esposte proprio nei suoi ambulatori. Grazie, effettivamente è stato un bel impegno quello che abbiamo deciso di percorrere insieme al dottor Fioretti, alla dottoressa Mariscia e chiaramente all'artista. È una cosa nuova, una cosa inedita, e quindi anche dal punto di vista della comunicazione, della creazione, diciamo, dei giusti input per poter coinvolgere la platea, diciamo, delle persone, aveva, diciamo, un'adeguata, diciamo, correlazione, un'adeguata, diciamo, attenzione. Sembra che la cosa sia venuta molto bene, le persone sono tutte quante entusiaste. In realtà questo è uno dei tanti progetti che stiamo cercando di costruire insieme alla dottoressa Mariscia, appunto, e comunque insieme alla Lilt, l'associazione di Pisa, all'interno di un progetto più ampio che è partito proprio l'anno scorso di dicembre, che si denomina Ambulatori per la Vita, che è proprio una rassegna che vuole racchiudere tutta una serie di interventi, una serie di appuntamenti per rendere noto e per far conoscere sempre di più i valori, i criteri di questa associazione a una platea più ampia, perché comunque i valori, diciamo, dell'attenzione e della prevenzione sono senza età e senza né sesso né ovviamente religione. Concludiamo il servizio da Pisa con il dottor Fioretti, al quale chiediamo subito come è nata questa iniziativa di proporre agli artisti di regalare, possiamo dire, ai clienti, scusa, il valore aggiunto di una mostra. Ma è un'idea che io porto con me da tantissimi anni e fino adesso non l'avevo mai realizzata perché pensavo mi ci volesse un ambiente molto più grande. Poi, vedendo le opere di Ettore, vedendo altre cose in giro, allora mi sono detto: ma forse ce la posso fare, questa volta ce la posso fare. E allora, mettendo insieme tutte le sue opere, abbiamo visto che poteva venire una bella cosa. Funzionava, anche perché le opere si inseriscono bene, sia quelle di piccole che quelle di grandi dimensioni, perché sono un po' disseminate in tutto lo studio, dove ci sono varie sale, poi ci sono i corridoi, quindi dobbiamo dire, non so se merito è di Ettore, ma è stata montata molto bene. Allora, possiamo localizzare bene lo studio per i probabili prossimi visitatori che verranno? Per chi è di Pisa è molto facile, lo studio si trova in via Cardinale Maffia al numero 5 e quindi di fronte alla tomba di Nerone, a 100 metri dalla torre pendente. Per i non pisani una indicazione può essere l'Arena Garibaldi, che è a pochissime centinaia di metri, oppure Piazza Santa Caterina e il centro storico Borgo Stretto e Borgo Largo, che sono a due passi, e poi insomma il cuore, diciamo, della vecchia Pisa. Sì, diciamo che la via è la via che parte proprio dalla torre pendente, quindi siamo dentro le mura, all'interno delle mura della Porta a Lucca, quindi è abbastanza semplice, in via Cardinale Maffi, è aperta a tutti, vi aspetto.